Il 1 ottobre 1979 è il giorno in cui parte la 21esima edizione del Rally di Sanremo. La competizione è valida per il campionato del mondo rally e il Sanremo è la nona gara in programma del campionato di quell'anno. È una gara durissima e estenuante che non si limita al territorio ligure ma arriva fino all'Umbria attraversando la Toscana e la Repubblica di San Marino. 74 tappe durissime su terra e asfalto. La Fiat schiera un vero e proprio squadrone, Walter Röhrl, Mark Wallen e Attilio Bettega, al volante della temibile Fiat 131, la vettura che il gruppo Fiat aveva eletto quale erede della Lancia Stratos. Ma la pensionata di casa Lancia non ci sta proprio a voler finire nel dimenticatoio. Forte di un motore Ferrari in grado di suscitare emozioni sublimi alla minima pressione sul pedale del gas e con un equilibrio perfetto fatto di potenza, agilità e leggerezza. E proprio al volante di una Lancia Stratos del Jolly Club c'è il 34enne Tony Fassina, pilota con tanto piede e tanta testa, ma soprattutto con tanta voglia di vincere. Assolutamente conosciuto in ambito nazionale, velocissimo e determinato, a Tony manca solo la grande affermazione in campo internazionale. Fassina è navigato dall'esperto Mauro Mannini e l'occasione che lo farà entrare nella storia arriva proprio al Rally di Sanremo. Tony non se la farà scappare. Il duello che si innesca da subito con Walter Röhrl è epico e si risolverà solo all'ultima speciale, la PS74. Tony prende il comando della classifica alla seconda speciale e non lo lascerà più, nonostante la veemenza degli attacchi del pilota di casa Fiat. Tony respinge colpo su colpo e continua a rifilare secondi e minuti agli avversari. Il rischio più grande si presenta prima dell'ultima prova speciale, quella che deve sancire il trionfo di Fassina. Prima della partenza Col di Rodi sulla linea di start diluvia, ma Fassina e Mannini intercettano una comunicazione di Daniele Audetto, allora direttore sportivo del team Fiat, nella quale lo stesso comunicava ai piloti Fiat che nella zona dell'arrivo non pioveva. Audetto urlava ripetutamente ai piloti di montare le slick. Tony e Mauro sono super scettici, credono che il team Fiat, nel disperato tentativo di recuperare in extremis una gara virtualmente persa, abbia teso una trappola ai due del Jolly Club. Tony non si fida, ma non può rischiare di partire con le slick, sarebbe un azzardo. Lui parte per primo e nel caso l'indicazione di Audetto fosse solo stata una trappola per indurlo alla scelta sbagliata, Röhrl e gli altri avversari avrebbero tutto il tempo di smontare le slick e partire con le rein. Tony ha 6 minuti di vantaggio da gestire su Röhrl e allora, da abile stratega, fa la scelta più logica e saggia. Decide di montare le intermedie perché se l'asfalto dovesse essere bagnato rimedierebbe un minuto e lo stesso minuto lo prenderebbe se l'asfalto fosse asciutto contro i piloti Fiat con gomme slick. La scelta di Tony è vincente perché l'asfalto era davvero asciutto. Tony racimolò solo un minuto di distacco e si aggiudicò il rally. 4 minuti e 14 di vantaggio su Walter Röhrl all'arrivo. Dopo 40 anni Tony è un imprenditore super affermato e ancora un gran pilota. Siamo venuti a trovarlo poco prima del via del rally storico di Sanremo. La coppia Fassina-Stratos mette ancora i brividi. Questo ragazzino 40 anni fa venne qui e sgominò la concorrenza fatta di avversari plurititolati con vetture super ufficiali. Tu ti presentasti invece con una vettura privata, la vettura a lei, però comunque lei, da pilota privato, contro degli squadroni, no, molto importanti. Eri consapevole che avresti dato fastidio a tutto il gruppo, a tutto il gruppo dei big? Mi sono reso conto solo dopo la seconda prova, in discesa dai vignai, dove sicuramente dovevo stare dietro perché la macchina non si addice molto alla discesa, e ho visto invece che abbiamo battuti anche in quella prova, una prova su 70 prove, allora il rally non era come questo, si partiva dalla tutta la Liguria, si andava in Toscana, tutta la terra della Toscana, poi si andava fino a San Marino, tutta la terra del Castrocaro, di San Marino, di Cesena, e poi si tornava in Liguria per la quarta tappa, prove da 50 km, era veramente un bel andare, tant'è vero che oggi si vince con 2-3 secondi, 5 secondi, lì ho vinto con 5 minuti, 5 minuti e uno fa in tempo a farsi la doccia e andare in albergo, per cui sono molto molto soddisfatto, la macchina va benissimo, c'è un unico particolare che devo dirti, che alle macchine dopo 40 anni si cambiano i pezzi,
invece al pilota i pezzi sono sempre quelli vecchi. Ma quando la classe c'è e tu ne hai da vendere. No, è un problema, è un bel problema. Però adesso c'è i ragazzi giovani che mi piacerebbe tanto poter partecipare unicamente per divertirmi. Invece poi so che quando sono salito non riesco ad andare piano, è pericoloso. Questa è una cosa che le ultime due o tre volte che l'ho usata abbiamo toccato anche con la 087 e anche con la Stratos, perché non devo rendermi conto che purtroppo i riflessi, purtroppo l'allenamento che non c'è ti porta a sbagliare. Certo è che la macchina è la più bella che c'è, in assoluto, è veramente un sogno. E dei ricordi meravigliosi. Tu che di macchine sotto i tuoi occhi ne hai viste passare credo qualche milione, perché alla fine dopo tanti anni di attività questa però ti dà una luce negli occhi diversa. Io quando vedo che parli, te la guardi, è come vedere la nipotina prediletta, no? Oppure questa, la metti alla pari dei tuoi nipoti forse. Questa credo che fra qualche anno, che la metterò in pensione, pensavo di metterla in salotto. Giusto? Sì. Giusto. Sotto la televisione. Senti, una costante però non è cambiata da 40 anni fa a oggi, è che tu anche allora eri comunque un pilota privato, che hai sempre detto, cioè io lavoravo, loro si allenavano, cioè Walter Röhrl che hai battuto era uno che comunque lo faceva di professione. Quella per te non è più cambiata, cioè tu hai finito di lavorare ieri e oggi sei qua comunque. Io sono venuto ieri, mentre i ragazzi giovani sono qua da sabato scorso, ma questo non è un pregio, un difetto. Walter e gli altri della squadra credo allora avevano una 131 che andava pur molto forte, molto bella. La preparazione più eccezionale della macchina che ho provato in quegli anni era la 131, però aveva 30-40 cavalli in meno ed era trazione posteriore, che sulla terra aveva motore davanti, questa motore centrale, per cui loro sono partiti handicappati. Per cui un po' la fortuna, un po' la macchina, un po' io allora stavo bene, non è come adesso. Adesso però vincerò sicuramente la Coppa del Nonno, dopo i 70, over 70 abbiamo fatto una Coppa speciale. Sì. Senti, toglimi solo una curiosità, cosa successe? Tu incrociasti Fiorio dopo quella vittoria, cioè quella gara lì dovevano vincere la squadra ufficiale Fiat. Li incrociasti, ci fu del... No, c'è solo Manini, il mio navigatore, che gli ha detto sono molto contento per quelli che sono contenti che abbiamo vinto, ma sono ancora più contento per quelli che non sono contenti. Per questo, ma la stoccata fantastica. Sì. Qui sei invece con l'amico di sempre Marco Verdelli, siete una coppia super... Affiatata. Sì. Per cui pronta dalla battaglia, Tony, noi ti seguiremo. I tuoi camera peccato il tempo, io in linea di massima quando piove mi trovo meglio. Mi trovavo meglio, adesso purtroppo c'è anche un po' di nebbia, per cui non ci vedo basta più. Basta un po' di neve, danno anche della neve. Non ci vedo valanghe. Più, faccio meglio che posso. Va bene Tony, in bocca al lupo. Vediamo. Sinistra 3, 50, sinistra 3 lunga meno, 50, destra 3 lunga meno, 50, sinistra 2 più, destra 4, con destra sinistra 3 meno lunga, 60, destra 3 lunghissima, 60, destra sinistra 5, 50, sinistra 4, 50, destra 3 veloce, 60, sinistra 4, 80, sinistra 3 veloce, 80, sinistra 3 veloce, per destra 3, meno lunga, 80, sinistra 3 e 50, destra 3 meno doppia e sinistra 3 veloce lunga, 200, destra 6 con 60, sinistra 2 più, siamo al bivio, per destra 3 veloce lunga, per sinistra 3 veloce, 60, destra 2 veloce lunga, per sinistra 3 veloce, 200, destra 3 veloce doppia,
per sinistra, destra 3 veloce, per sinistra 3, 80, dorso in sinistra 4, 300, destra sinistra 5, 80, destra 3, 60, sinistra 3 veloce e destra 400, destra 5, 80, destra 3 veloce e destra 6, 300, sinistra 3 veloce, 60, sinistra 4 e sinistra 3 veloce con 40, destra 3, 60, destra 2 veloce lunga, 100, destra sinistra 5, per destra sinistra 4 meno e destra 5, per sinistra 4, 80, destra sinistra 3 meno e destra 3 meno lunga, per sinistra 3 meno e destra 3 meno, 80, destra 4, per sinistra 3 meno, 80, destra 4 lunga, 50, destra 3 meno meno, 50, sinistra 2 veloce, per destra 4 e sinistra 3 veloce, 60, destra 3 più, 100, destra 3 lunga e destra 4, 200, sinistra 3, 60, destra sinistra, destra 3 meno, per sinistra 3 meno, per destra 3 più, 80, sinistra 3, 100 a vista, sinistra 3 e destra 5 vai, 80, destra 5, 80, sinistra 5, 100, che cazzo, destra 2 e sinistra 4, 50, destra 3 meno, per sinistra 4, per destra 3 lunga meno, per sinistra 3, 50, sinistra 3 meno, 100, destra 3 veloce, 80, sinistra 3 lunga, 60, destra 4 con 50, destra 3 lunga meno, 50, dorso in sinistra 4 e destra 3, per sinistra 4 lunga 3, per destra 3 meno meno e sinistra 3 meno, 60, destra sinistra 3, 60, destra 4 lunga, 80, destra 3 meno lunga e sinistra 3 meno, 40, sinistra 3 meno, per destra 3 più, 80, destra 4 e sinistra 3, per destra sinistra 3 meno, 60, destra 3 lunga, per sinistra 3, per destra 4, per sinistra 4, 100, sinistra destra 3 veloce, 60, destra sinistra 4 con 40, destra 3 e sinistra 4, per destra 3, per sinistra 4, 60, sinistra 3, 150, tutta terza,
destra 3 meno, hai finito qua. 60. Marco Verdelli, il compito di navigare, colui il quale 40 anni fa qua ha sgominato la concorrenza dei superufficiali, siete accaniti come non mai, tu stai meglio, so che hai avuto dei problemi fisici, adesso sei in grande forma. Allora, qual è la sensazione di essere al via di questo storico rally storico di Sanremo? La sensazione è sempre fantastica. Dopo 40 anni che Tony ha vinto è un'emozione che non è uguale. Peccato per il tempo, però lui sul bagnato va più forte. Sì. Ci divertiremo senz'altro, anche se magari se non c'erano le prove di notte era meglio. Visto qualche anno in più c'era di 40 anni fa. Quante ce ne sono? Due senz'altro, però con questo tempo magari sono due e mezzo se non tre. Però avanti tutta. Non si molla, il divertimento è assicurato. Mi fa impazzire da ridere, dice no, ma io ormai vado su, voglio andare su e per andare tranquillo. Poi invece quando sono su mi viene ad andare forte. E allora lì naviga cosa deve fare? È un personaggio veramente strano perché dice sempre che va piano. Poi quando mette il casco, secondo me torna come 40 anni fa. Com'è? Ma com'è navigarlo? Cioè, che tipo di rapporto avete voi? Il rapporto è un rapporto bellissimo, lui è molto sincero, onesto, non si lamenta mai, anche in casi di errori che possono capitare. È sempre attento, presente. C'è un aneddoto quando siamo venuti 9 anni fa. Pioveva che Dio l'ha mandato, ancora peggio di oggi, e nella prima prova speciale c'era un pezzo dove aveva messo un vai, io pioveva, dico ma dove andiamo, era 20 anni che non metteva più il casco, insomma ho saltato il vai e dopo 10-12 note mi dice scusa là c'era il vai, perché non me l'hai detto, sono rimasto di merda. Però hai capito la luce, però ho capito con che personaggio sono, cioè non c'è storia, si vede chi ha corso a certi livelli, cosa fa e cosa non fa. Certo, e visto sappiamo quello che ha fatto anche nel mondo del lavoro, evidentemente quelle sue caratteristiche le ha identiche, precise identiche, difatti il successo che sta avendo è fondamentale. Marco, sotto tutti i punti di vista. Un grandissimo in bocca al lupo, vi seguiremo con i Camera Car, non vedo l'ora di vedervi all'opera. Alla grande. Vecchietti terribili, grandi. Alla grande. Grande Marco Verdelli. Ciao a tutti. 5. 4, 3, 2, 300, sinistra 3 veloce, cazzo è, 80, destra 3 veloce, 80, sinistra 4, per destra 4, fanculo. 50, destra, sinistra, 3 veloce, 60, sinistra, 3 doppia, per destra, 3 doppia, e sinistra, 3, per destra, 4, per sinistra, 3, meno meno apre, 60, destra 4, 50, destra 3 e destra 2 veloce lunga, 100 a vista, sinistra 2 veloce, 50, destra 3, 80, sinistra 3 meno, 60, sinistra 3, per destra 4, 50, destra 3 più, per sinistra 4, 60, destra 2 più e sinistra 4, lunga lunga, 60, destra 2 con dosso,
per sinistra 3 meno 60, sinistra 3 veloce 80, destra 3 lunga per sinistra 4 50, destra 2 veloce e sinistra 3 per destra 3 veloce 60, destra 4 per sinistra 3 meno 200, sinistra 4 60, sinistra 3 lunga 2 veloce 50, destra 3 100, destra 6 con 60, sinistra 3 meno 60, destra 3 contornate sinistro 50, sinistra 2 veloce per destra 2 veloce lunga apre 80, tornantone destro 2 40, sinistra 3 meno lunga e destra 3 veloce 60, dorso in sinistra 4 60, destra sinistra 3 e destra 3 meno per sinistra 4 doppia 50, destra 2 veloce per sinistra 3 veloce lunga meno e destra 2 veloce 50, tornante sinistro 2, destra 3 50, tornante destro lungo per sinistra 3 scivola e destra 3 meno lunga 100, scivola la nostra curva adesso sinistra 2 e destra 3 lunga 2 per sinistra 2 più e destra 2 veloce per sinistra 3 meno e destra 4 60, sinistra 3 veloce per destra sinistra 3 più 60, destra 3 lunga meno 40, destra 3 meno 80, sinistra destra 3 80, sinistra 2 veloce e sinistra destra 3 meno 100, sinistra 4 lunga 80, destra 2 veloce lunga 80 e destra 3 meno per sinistra destra 3 meno lunghe per sinistra 2 più e destra 3 lunga 2 veloce per sinistra 3 per destra 6 80, destra 2 veloce per sinistra 3 veloce lunga 3 per destra 4 50, tornate sinistro 'Bravo Tony, complimenti, bravo bravo bravo, non era facile.